Terza parte del Bianco e Rosso TV Sport con Enzo Tambora 0850199989. Ma Il numero secondo te per entrare Nadarevic in ha dato diretta. nel morso? Io Beh, non lo riesco so, a capire. resta un mistero perché lo stesso Nadarevic ha detto di essere innocente, ha provato solo ad aggrapparsi a Falcinelli, che peraltro ha detto di non averlo sentito questo morso. Abbiamo anche una foto da mostrare. Questo sarà importante anche per quel che riguarda noi, il giudice sportivo che sarà chiamato poi a Se decidere. l'arbitro è Speriamo. convinto del morso, meno di 3 giornate non ne prende Eh Nadarevic. sì. A me dispiace perché è un buonissimo giocatore, l'ha Sì, dimostrato anche l'altro giorno la foto quando è inganna entrato. poi in realtà sempre effettivamente, però non lo so. Che te ne Boh. pare? Sembra un morso così. Così sì, però chissà, dai, speriamo davvero che possa cavarsela, Speriamo tanto di come no. Nadavri ci sia un calciatore importante per questa squadra. Arrivano diversi messaggi, Enzo, sulla pagina Facebook del TV Sport. C'è Antonio che ti chiede, ho letto un articolo dove viene spiegato che potrebbe anche non esserci un'asta, poi allega la frase: il curatore dovrà avere cura di massimizzare le possibilità di recupero a favore dei debitori e quindi in presenza di un'offerta seria potrebbe anche non procedere con Sì, l'asta. però mi sembra strano, perché per quanto un'offerta possa essere seria, come fai a sapere che sia o no il massimo se non fai un'asta? Eh sì, infatti, magari potrebbe sempre spuntare No, io voglio qualcuno l'asta veramente, perché pronto. una soluzione, diciamo, senza asta mi sa Pilotata come di un quasi, appalto sì. dato in forma privata invece che in Vero, forma vero, vero, pubblica. vero. No, io voglio l'asta. Abbiamo un ascoltatore in linea, pronto? Ciao, ciao Enzo, ciao Cristian. Ciao Ciao. Leo. Quando, dico a Cristian, quando invitate le persone a chiamare, sappiate che dalla regia vi rifiutano le chiamate, Ah. così vi sentiamo molto lontani. Io non ho problemi di udito, ma vi sento molto male. Niente, voglio dare la massima solidarietà ad Antonucci, ricordare al signor Defendi che con quest'anno finisce col Bari, l'ha già detto, ha dichiarato che va via. Sì. Quindi di questi giocatori che vanno e vengono, a cui del Bari non gliene importa niente, nonostante i 3 anni passati, sappiamo come, cioè non è nessuna solidarietà, massima invece solidarietà ad Antonucci. Noi tutti i tifosi siamo consapevoli, non ci fidiamo più. Questo Però, lo ritiro Leo, una dobbiamo cosa, giudicare anche per Enzo, quello che vediamo in no, campo, non per infatti, partito infatti, preso. Non mi sembra esattamente. che questi ragazzi da 2 anni e mezzo abbiano fatto i lavativi, non mi sembra affatto, bisogna essere onesti. Questi giocano per quello che possono, voglio dire. Non sono dei fenomeni, però Eh sì, in l'impegno non manca. una Bisogna condizione precaria. anche giudicarli per quello che vediamo. Niente, lei non lo sento più. Vabbè. Leo, ci sei? No. Vabbè. Anzi, andiamo avanti con i messaggi perché c'è Antonio che ti chiede, ma il curatore fallimentare può decidere di esonerare il tecnico anche per dare una vera svolta a questa squadra? Sarebbe il massimo, sarebbe questo, insomma. Mi sembra francamente una cosa molto al di sopra. Esiste il direttore sportivo comunque, Eh la sì, parte della comunque competenza la tecnica è parte il tecnica direttore compete sportivo. sempre al direttore sportivo che è Guido Angelozzi. Senso, non so se vuoi anche ascoltare pure le parole di Alberti dopo la vittoria contro il Lanciano. Quindi siamo Sentiamo, pronti dalla sentiamo, regia, sentiamo anche le sentiamo. parole di Alberti. Noi siamo partiti bene oggi, secondo me. Poi dopo il primo pericolo abbiamo un pochino avuto paura, siamo passati troppo, abbiamo concesso troppe occasioni agli avversari. Invece il gol ci ha dato sicurezza, ci ha dato le sicurezze, le ha tolte agli altri, agli avversari. Dopo il gol nel secondo tempo abbiamo fatto bene. Sono molto soddisfatto perché non è facile dopo tanto tempo che non si inizia la partita dal primo minuto entrare subito nel clima giusto. Loro sono stati bravi, Fossati addirittura ha finito anche in crescendo, Beltrame ha fatto un'ora molto bene, Lugo sappiamo che è un giocatore in crescita, quindi ho chiesto loro di farsi trovare pronti, oggi l'hanno dimostrato, quindi sono molto soddisfatto. Vabbè, noi sappiamo che i nostri tifosi sono fondamentali per questi ragazzi, quindi non possiamo che ringraziarli. Speriamo di ricambiare il loro affetto e il loro calore con le prestazioni come quelle di oggi, dove sicuramente dal punto di vista dell'agonismo, della volontà, della voglia di far bene ci abbiamo messo tutta, alla fine siamo stati premiati anche per questo, quindi noi siamo consapevoli che soltanto con loro possiamo raggiungere il nostro obiettivo, quindi li ringrazio e sicuramente ci saranno vicini fino alla fine. Questo Alberti, Enzo, però devi dare una notizia davvero dell'ultima ora, no? No, Sì. diciamo che per quel che riguarda i curatori fallimentari vi confermiamo quello che abbiamo detto prima, in netta pole position Giannelli e Danisi l'abbiamo detto già credo Sì, 3-4 l'abbiamo già giorni fa dato da qualche e giorno. credo che in questo momento si stia consumando, diciamo, l'ultimo atto È sull'ultimo ufficiale della vita atto. del Bari con il fallimento, Eh quindi sì. insomma ci siamo ormai. Eh sì. Si volta Speriamo che si si volta finalmente volti per pagina per bene la speranza, soprattutto, perché sì, non è tanto anche importante voltare pagina,
ma voltare pagina per bene. Sì, ora bisogna fare, perché, come dire, il fallimento è una brutta cosa. Sì. Però era, può essere un'opportunità nella situazione in cui è il Bari. L'importante è che questa opportunità la si colga sino in fondo. Sì, c'è un ascoltatore che dice... Una telefonata. Poi ti leggo un altro messaggio. Pronto? 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 Ciao Enzo, Leo Damiani sempre. Ciao Leo, ciao. Problemi di comunicazione. Sì. Senti, volevo dire, io vorrei ricordare a Cristian e a te, quando voi intervistaste Maciello 3-4 anni fa, e non si sapeva qualche cosa su calcio scommesse, e sembrava che Bari fosse fuori. Ecco, non è che io sto dicendo che questi dipende, gli altri hanno anche... Però Leo non possiamo... Lungi da me. Perdonami, non possiamo fare questo discorso, perché a questo punto fra 10 anni chi indosserà la maglia biancorossa pagherà le colpe di Masiello. Non va bene. Come, tu sei un medico, c'è un caso di malasanità al tuo ospedale, la gente dice anche Leo non è buono, non so se è chiaro. Non parla di calcio, però Antonucci va difeso. Ecco, va bene, questo è un altro discorso, che Antonucci vada difeso è un altro discorso, hai ragione. Grazie Leo. Grazie Leo, grazie per il tuo intervento. Intanto siamo quasi in chiusura, alcuni messaggi dicono un po' tutti la stessa cosa, si parla dei possibili acquirenti, dicono spingete affinché il Bari possa finire poi in buone mani e ad acquirenti solidi. Su questo credo che tutti debbano vigilare, debbano fare attenzione. Tutti, indistintamente, debbono fare attenzione e vigilare. Qui siamo in un momento di non ritorno, questa è, può essere una svolta, cioè se non cogliamo questa opportunità... Non andiamo più da nessuna parte. Eh sì, chiudiamo. Noi siamo davvero in chiusura. Domani la pallanuoto, c'è l'Italia. Sì, la pallanuoto, Italia-Montenegro, però domani ne parliamo. La partita da non perdere, sì, abbiamo anche delle interviste da mostrare. Un grazie Enzo Tamborra. Ciao, alla grazie prossima. Grazie anche a voi, a domani con il Bianco e l'Oroso TV Sport. Ciao.